mi ha maltrattato, sberleffato i miei guadagni, vilipeso la mia razza, ha intralciato i miei affari, mi ha alienato gli amici e aizzato contro i nemici. E tutto questo perché? Perché sono ebreo. Non ha occhi un ebreo? Non ha mani, organi, statura, sensi, affetti, passioni? Non si nutre anche lui di cibo? Non sente anche lui le ferite? Non è soggetto anche lui ai malanni e curato anche lui dalle medicine? Scaldato e gelato anche lui dall'estate e dall'inverno come un cristiano? Se ci pungete, non diamo sangue noi? Se ci fate il solletico, non ridiamo? Se ci avvelenate, non moriamo? E se ci offendete, non dovremmo vendicarci? C'era una volta a Lodz, in Polonia, David, un quindicenne ebreo. Settembre 1939, Lodz è occupata dai nazisti. Nella città occupata dai nazisti, David inizia a scrivere le pagine del suo diario. Cominciamo ad avere fame, mangiamo avanzi e patate. Dicembre 1939. Una nuova ordinanza delibera di portare sul petto la stella gialla di David. Maggio 1941. Il medico si è spaventato per la mia magrezza. Le malattie ai polmoni spazzano via la gente nel ghetto come la dissenteria e il tifo. Da una settimana non ci sono più patate. Maggio 1942. La morte colpisce. La persona era viva. La persona è morta. Viviamo e moriamo come bestie. Settembre 1942. Cominciano le retate. Medici, infermieri e poliziotti entrano nelle case per individuare gli incapaci di lavorare e i malati. Sono tutte persone destinate alla deportazione. Gennaio 1943. Fa molto freddo e manca il carbone. Aprile 1943. Sto molto male e ho la febbre alta. L'ultimo dei quaderni ritrovati di Sera Koviak si interrompe qui. Il ragazzo è morto 4 mesi dopo di tubercolosi, di fame e di spossatezza, una sindrome conosciuta come malattia del ghetto. David Serjakovjak, 1924-1943.